Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Questo è il primo esperimento costruito un po' rapidamente che vuole essere un po' una piattaforma sperimentale da provare in qualche piccolo incontro da qua alle prossime settimane. Grazie per essere così presenti e partecipativi. Siamo a 470 e sta continuando a salire. Allora posso scappare. Allora, state parlando questa prima edizione di Dialoghi con Sandra Sassaroli, professoressa Sandra Sassaroli, direttrice del Dipartimento di Psicologia della Sigmund Freud University di Milano e direttrice del Circuito di Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Studi Cognitivi, nonché psichiatra e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Ti faccio questa presentazione oggi, così sanno tutti i tuoi titoli dalle prossime. Basta. Esatto. Sai che odio. Allora, vuoi raccontare un po' tu come è nata questa idea e che cosa siamo qui a fare oggi? Sì, in realtà questa idea nasce un po' da una certa stanchezza che abbiamo avuto tutti in questi quasi 2 mesi nel fare unicamente delle riunioni estremamente dure ed estremamente concentrate su argomenti specifici, con una meta di lavoro, con un verbale da scrivere e con un'organizzazione da fare. Quindi a un certo punto con Gabriele e Giovanni, Gabriele Caselli, che è il mio intervistatore e che è uno delle persone mie braccia destre, io ho due bracci destri, Gabriele è uno dei due bracci destri e l'altro è Giovanni Ruggero. La mano sinistra del diavolo, signor. Esatto. Abbiamo detto, ma già noi tre ci vediamo in un caffè virtuale a una chiacchierata alla settimana che Gabriele già incomincia a scocciarci perché dice che è troppo leggero e lui c'ha da fare. E però poi ci vediamo. Ho pensato anche che ci fossero delle riflessioni, degli argomenti, in parte a specifici, come quello a che ci serve un cane in casa, che sarà quello con cui chiudiamo questo gruppo di 8 incontri, e in parte su argomenti, e non tutti solo per psicoterapeuti, ma anche per persone che sono semplicemente interessate a una chiacchierata non troppo dura e non troppo con scopi determinati su alcuni argomenti. E quello di oggi è sul coronavirus, perché ci siamo un po' esercitati a ragionarci e abbiamo qualche dato, perché abbiamo fatto un'inchiesta su State of Mind e qualche esito sul coronavirus. E quindi magari chiacchierando con Gabriele qualcosa viene fuori. Il tono è lieve, ma l'argomento può essere stimolante, speriamo, e interessante per tutti. Si può intervenire via scrivendo, perché è un webinar e non è un meeting. Sì, abbiamo anche voluto in qualche modo crearci anche noi uno spazio per permetterci di essere meno tecnici, comunicare in modo meno tecnico, certo prestando attenzione all'autorevolezza anche delle informazioni che citiamo e che trasmettiamo, ma saremo in una veste un po' diversa da quella che di solito indossiamo nei vari simposi e congressi scientifici, no? Sì, saremo un po' più lassi. E lo saremo noi, lo saranno anche gli altri invitati ai prossimi incontri. Esatto. Che poi piano piano alla fine vi dirò chi è il prossimo, ma tu lo sai, Gabriele, no? Yes, lo diciamo alla fine. Chiuderemo con l'invito al prossimo e all'argomento, così chi è interessato può prepararsi a tenersi quest'oretta libera, un po' più interessante e lieve nella settimana. Senti, abbiamo iniziato con il coronavirus perché di questi tempi si fa fatica a non iniziare comunque con un tema delicato e che ci coinvolge tutti e che sentiamo tutti sulla nostra pelle, non solo coronavirus in quanto elemento di preoccupazione per la nostra salute, ma tutto quello che è ruotato intorno al coronavirus. In queste settimane, a partire dalla quarantena, dallo stravolgimento delle nostre esistenze. Infatti, tutti ci abbiamo pensato tantissimo, anche perché in parte osservando i nostri pazienti e in parte ciascuno di noi osservando le proprie
reazioni. E alcune cose sono comuni. Ad esempio, nella nostra emerge che c'è un aumento della depressione, che ovviamente era anche prevedibile. Allora, io vorrei fare una premessa, che noi non stiamo parlando qui di situazioni estreme, di chi ha perso un genitore, di chi ha perso, perché è chiaro che se noi ci spostiamo in un'area di malattia e di situazione estrema, cambiano anche le reazioni che possono essere di tipo traumatico, che possono essere di terrore, di sensazione di soffocamento, di morte. Quindi io vorrei che questo genere di... Casomai ci riserveremo un incontro più tardi, quando tutto sarà finito, su questo argomento. Ma invece volevo un po' parlare delle reazioni di molti di noi che sono stati un po' toccati. Io ho due miei conoscenti lontani che hanno perso la vita, ho una persona che si è malata ed è guarita, però non sono stata toccata direttamente. E quindi la mia reazione è un po' di questo genere, che forse è quella di molti di voi e molti di noi. Ecco. Sicuramente c'è un aumento della depressione. Tu, Gabriele, questo l'hai notato? Sì, io credo che, come dire, anche se il nome Covid è un grande ombrello che racchiude tante cose, ci sono tante storie sotto al Covid. Come dicevi giustamente tu, e sono pienamente d'accordo, ci sono storie più o meno drammatiche, ci sono storie, di persone che stanno soffrendo, che stanno lottando, che stanno combattendo e che non si possono permettere nemmeno una sosta, penso agli operatori sanitari. Ci sono Esatto. storie il cui dolore è anche difficile da immaginare per chi non le ha toccate in prima battuta. E poi ci sono storie diverse, un po' per i contesti in cui viviamo, no? È diverso fare la quarantena quando si ha una grossa casa con giardino rispetto a un monolocale di 40 metri, è diverso vivere quando si ha bambini piccoli di cui ci si deve occupare rispetto a quando si è soli, quindi ci sono differenze di contesto e ci sono anche differenze individuali. Insomma, sì, c'è una tendenza, e questo l'ho notato, all'aumento anche di vissuti depressivi, però è molto variegato l'impatto del coronavirus sulle vite di ciascuno di noi. Ci sono tante raggiere differenti. Io e te, d'altronde, lo sappiamo molto bene perché lo stesso impatto della quarantena ha avuto Un effetto diversissimo. Tu sei felice perché finalmente non ti torturiamo facendoti venire a Milano ininterrottamente a lavorare con noi. Io di nostalgia dei nostri incontri mangiando mozzarella fuori dell'università. No, io che sono un'estroversa, ho sentito molto la mancanza anche degli incontri dei corpi, del fatto di prendersi un caffè insieme, di tutto quello, di quel chatting che si fa chiacchierando mentre si va sia con i colleghi che con gli amici. Questo, e ho scritto su State of Mind, ma anche penso che la sostituzione Zoom va benissimo per cose di lavoro, anche come questa, lievi, ma non va affatto bene per gli incontri tra amici, perché non ci si può interrompere per motivi tecnici, e non potersi interrompere crea la conversazione un incubo, perché noi siamo nella chiacchierata normale, siamo abituati a attaccarci all'altro con piccole interruzioni, ed è proprio il modo con cui gli umani chiacchierano insieme. E invece con Zoom questa cosa non è molto facile da fare, e quindi non ho questa passione, l'ho anche scritto per questi aperitivi con amici vecchietti come me, davanti a un bicchiere di rosé, e che non riescono a interrompere, alla fine perdono la pazienza e se ne vanno. È interessante perché per alcuni, vedi il sottoscritto, queste interruzioni possono essere anche a volte un fastidio, mentre per altri sono quasi il sugo della comunicazione sociale, no? Esatto, infatti tu paventi il ritorno al ritmo di vita, io lo pavento soltanto per motivi ecologici, cioè mi sveglio la mattina pensando con orrore alle miliardi di piante rimaste nei ristoranti chiusi, rimaste negli studi che tutti hanno dimenticato e nessuno ha curato, a questo mondo che ricomincerà a essere invaso dalla nostra situazione di umani. Però sarò contenta anche quando potrò di nuovo prendere la mia macchinina o il tram e andare a lavorare. Insomma, quindi questo per dire che
in base anche a come siamo, anche al contesto in cui viviamo, al lavoro che facciamo, l'impatto del coronavirus ha sicuramente generato raggiere di emozioni più o meno intense, ma sicuramente diverse per ciascuno di noi. Sicuramente. Ad esempio, un'altra cosa che mi portano i pazienti che hanno già una storia di ansia, che è molto prima del Covid, mi riportano due reazioni. Alcune persone sono andate verso il rimuginio catastrofico, non ne usciremo mai più, il mondo è cambiato per sempre, da guerra. E è chiaro che questa è una cosa abbastanza presente. Mentre alcune persone che sono molto prudenziali, tendenti al ritiro, raccontano, noi nei nostri conti, nel nostro piccolo studio sono il 38% delle persone raccontano benessere, cioè persone che trovano una grande fatica a uscire di casa, in qualche modo se mi mettete a casa e posso avere i miei libri, posso avere un minimo di connessione, sto anche bene perché mi sento non messa alla prova a conquistare un mondo che mi fa fatica a conquistare. C'è una cosa che ho notato io spesso è come una rivoluzione così rapida di tutte le routine abbia un po' creato una sensazione di sconvolgimento, no? Come di non avere più la stabilità di un tempo sotto i piedi, la stabilità del contesto. Quindi le persone si sono trovate alcune magari abituate ad aver tutto programmato, tutto organizzato, una routine ben definita, una capacità di previsione o anche di ragionamento su quello che ci si può aspettare dalle settimane che vengono, dai mesi che vengono, completamente disossata. E quindi immersi improvvisamente nella fragilità dell'incertezza, con un senso di spaesamento. Questo. E anche questo, come dicevi all'inizio, dipende un po' da che vita hai, no? Da quanto l'alternativa a quel tipo di organizzazione sia una coppia che funziona, no? Perché se la tua alternativa è solitudine, per cui tu hai sempre nella tua vita soltanto organizzato e lavorato per ottenere scopi lontani, quel tipo di vuoto è depressivo. Ci sono dei dati che sono usciti oggi sul New York Times, che c'è un rischio per le persone troppo sole, c'è un rischio di morte che per lungo tempo che aumenta del 26%. Cioè la depressione, questo senso di solitudine, non è per noi, perché è vero che tu dici sto bene quando non vengo a Milano, ma tu stai in una famiglia con un bambino. Certo. Hai una vita. Certo, ci sono contesti molto differenti. Intanto Maria ci dice che pensa alla sua orchidea in ufficio col timore che sia morta. Esatto, ma come hai fatto a dimenticarla, Maria? Io per buona parte ho pregato il portiere di andare a innaffiare, perché sennò mi arrivavano telefonate terrorizzate di persone che avevano ucciso le loro piante, che è interessante, no? Nell'emergenza si danno le... mentre di solito si curano, ma nell'emergenza si danno le priorità, e quindi c'è gente che si è impaurita e ha abbandonato anche il proprio cane. Cioè sono delle reazioni di stringere a imbuto l'attenzione, escludere tutto, che francamente in questa circostanza si poteva. Ad ogni modo, per chi lavora con me, io ho fatto innaffiare tutto, questa è la verità. Sono diminuiti i disturbi d'ansia, infatti aumentati i disturbi del sonno, ci dice Fabiana. Sì, è vero. E disturbi del sonno, ma non solo, Fabiana, c'è anche una strana tendenza che emerge, il 18% in più dal nostro studio, a sognare di più. Sono due cose che si notano: avere dei sogni strani e avere anche un accesso in questo tempo e spazio dilatato, perché poi un po', anche se si lavora tanto, non ho lo spazio per dover andare in ufficio, per tornare. In questo spazio dilatato c'è anche qualche ricordo, qualche bizzarro riempimento di nostalgia per persone perdute. Mia sorella, la voglio citare perché non l'ha voluto scrivere il post, ma lei ha fatto il sogno che eravamo tutta la famiglia su Skype, io, lei, i nipoti, così, e sullo sfondo c'erano anche i nostri genitori. E lei ha detto, è ovvio, se siamo non in corpo, ma siamo nell'etere, è giusto che loro ci siano, no? E questo succede anche... E io vedo un film in cui delle persone si toccano, mi viene anche in mente, state attenti, non vi potete toccare. E quindi trasporto questa strana nuova realtà
È vero. Movimento corporale nei film. È vero, ho notato anch'io questa cosa, che nei film quando si toccano le persone a me viene la sensazione di, o comunque quantomeno il pensiero di, questo è di un'altra epoca, no? Cioè sembra quasi che lo percepisca come qualcosa di più lontano, chissà come sarà in futuro. Questo è sicuramente spaesante. Adesso quando noi usciamo è buona educazione allontanarsi dagli altri, se loro non lo fanno con noi, che non è, che è una rovesciata, una modalità di contatto tra umani che era darsi la mano, e quindi saremo veramente, chissà cosa succederà quando non dovremo più avvicinare. Ci abbracceremo tutti, come dicono delle persone. Secondo me poi la norma ritornerà, certo. Però sicuramente aver vissuto questo nella nostra vita ci racconta qualcosa anche di noi, eh? Perché appare, tra l'altro, scusa se ti interrompo, c'è un sito che, aspetta, che sta raccogliendo i sogni associati al Covid che le persone stanno avendo. Mi scuso se non riesco a vedere tutte, a rispondere a tutti, ci stanno chiedendo, me lo segno giusto perché sta scorrendo veloce la chat, sul disturbio ossessivo compulsivi, che effetto ha, e sui disturbi alimentari. Qualcuno diceva, mi sono perso il messaggio, si mangia di più in modo disregolato durante la quarantena. Le mie vecchie amiche sono tutte, si lamentano di essere ingrassate. Ah. Beh, e fa parte, cioè, certi aspetti secondo me si intensificano necessariamente. È un po' come se fossimo tutti sbattuti, anche un po' per la quiete che la quarantena implica, in un mare di emozioni che forse la routine, il tran tran quotidiano non ci permette di toccare. Alcuni si spaventano di queste, altri cominciano a rimuginarci sopra. Forse vale la pena anche dire che queste emozioni che noi proviamo comunque possono non essere necessariamente qualcosa che dobbiamo cercare di sopprimere, di eliminare, ma possono avere anche un senso più alto e forse più utile per noi in questo momento delicato. Beh, sicuramente, ad esempio, mangiare disregolato è una consolazione. Noi sappiamo che i disturbi alimentari sono in realtà una difesa dal consolarsi, è un'ambizione a controllare tutto, o quando noi siamo disregolati lasciamo andare, perché in quel momento è la grande consolazione, e questo lo capisco. I disturbi ossessivi è evidente che possono essere, sai, io qui non sarei mai determinista, perché sono estremamente minuziosa nel lavarmi, non è detto che lo diventi anche in questa fase, perché io potrei anche avere il terrore di aggravarmi e quindi governarla, cioè nulla, essendo noi così così specializzati, ormai automatico. No, infatti, su questo volevo dire una cosa importante, cioè questa lettura deterministica e generica ci può essere fuorviante per noi. Io posso avere un disturbo ossessivo compulsivo su un tema che non ha a che fare con la contaminazione, e paradossalmente l'emergere di un problema concreto che stravolge tutti mi fa quasi dimenticare l'altro pezzo del disturbo. Questo è uno scenario, non è detto che accada, ma potrebbe essere una possibilità. Così come è vero che una situazione del genere potrebbe portare all'incremento, all'esordio, no? Immagino che si vedano più pericoli o si abbiano più pensieri negativi in termini di contaminazione, aumenta la tendenza al controllo, che non è solo un controllo in termini di lavaggio, è anche un controllo alla ricerca di uno stato di certezza, in un contesto in cui non sappiamo ancora nulla di preciso di quello che accadrà. Fino a poco tempo fa non sapevamo nulla di come funzionava bene il coronavirus, c'erano tante informazioni, quindi si cercava di ipercontrollare. Anche la ricerca compulsiva di informazioni e lo scorrimento compulsivo dei dati su mille fonti, l'aggiornamento, quanti sono oggi, quanti erano ieri, quanti sono dove, che in realtà non fa altro che rischiare di mantenere in tensione il nostro organismo e di focalizzarci su un punto, la ricerca di informazioni, che in alcuni casi potrebbe anche portarci a essere paradossalmente più imprudenti, perché siamo proprio fissati sulla ricerca di un dato e ci dimentichiamo magari di mantenere dei comportamenti prudenti. Sì, e poi io ad esempio ho alcuni pazienti che lavorano negli ospedali, e più che, cioè, loro sono esposti direttamente ovviamente, però è come se questa tensione, questa sensazione di far cose importanti avesse anche ridotto gli aspetti depressivi o ansiosi in alcune persone. È come se
è come se ci fosse anche un campo di potenzialità che tutti noi abbiamo, sto parlando di società occidentale ovviamente, che quando il mondo si restringe l'unica cosa che devo fare è lavorare e salvare persone, a quel punto mi calano anche tutte le mie domande di che senso ha. Esatto, ci sono proprio delle reazioni a volte di inversione, persone che erano molto focalizzate sul rimuginio, che magari la praticità di questo momento li ha portate fuori da quel disagio. Viceversa, persone che erano magari molto più focalizzate, eccetera, una situazione di cambiamento improvviso le può avere destabilizzate maggiormente. Sono storie molto diverse. Infatti, forse noi potremmo unire queste storie dal fatto che in generale è conveniente non averne paura. Cioè, esatto. In generale, ciascuno di noi sta attraversando questo momento in una situazione specifica, particolare, perché è vicino a un posto pericoloso, perché è lontanissimo dal posto pericoloso e trova ingiuste tutte queste chiusure con così pochi morti nella sua regione. Così. Però le reazioni di ciascuno di noi sono non solo legate al contesto, ma anche di come abbiamo reagito noi, in fondo anche un po' per caso. E questo vale non solo per noi, che siamo i curatori, ma anche per i nostri pazienti. E però la cosa fondamentale è accettarlo. Cioè, se ci sono delle cose strane, io ad esempio in questo momento ho anche avuto, siccome non ho mai tempo di fare niente, dei momenti in cui ho potuto leggere di più, in cui ho potuto vedermi più alcune serie di Netflix che non ero mai riuscita a vedere, e quindi mi sono riposata, mi dispiace dirlo, ma è anche stato uno strano e bizzarro momento di riposarsi, certo. Per fare questo non mi sono dovuta impaurire quando mi sentivo triste o quando mi sentivo preoccupata perché avevo la sensazione che mi stesse salendo la febbre. Sì, sì, ci chiedono quali, se secondo noi questo avrà un impatto particolare sui bambini o che impatto immaginiamo sui bambini. Allora, i bambini quello che io... Sara ce lo chiede. I bambini quello che io vedo è che dopo tanta chiusura hanno paura a uscire di strada. Me l'ha raccontato una mia giovane amica che ha dei figlietti e dice che non volevano uscire più di casa. Cioè, da un lato il desiderio di tornare a scuola. Mia nipote si sveglia ogni mattina dicendo voglio andare all'asilo. Voglio andare all'asilo. Però molti invece hanno avuto paura perché quella cosa lì, quel virus, non essendo rappresentabile come un drago o come... un dinosauro è molto più difficile da costruire come qualcosa che ci fa paura e quindi quando la mamma dice finalmente oggi ti porto al giardino non vogliono andare al giardino. Ci può essere anche lì uno sviluppo un po' di aspetti di timore, di paura. No. Poi è chiaro che sono momenti che si possono gestire. No. Sì, io volevo dire anche un'altra cosa sull'onda di quello che dicevamo prima, poi su questo magari voglio anche sapere il tuo parere. Cioè, secondo me, se c'è una occasione in cui anche le emozioni negative ci possono raccontare qualcosa che vale la pena di essere ascoltate, è proprio questa. Perché in fondo in questo periodo noi siamo abituati a conoscere noi stessi in un certo contesto, che è il contesto della nostra vita quotidiana. È chiaro che se il contesto si rivoluziona, il nostro corpo ci dà dei segnali che assumono la forma di emozioni negative. In un contesto diverso, il modo in cui noi ci troviamo a reagire ci può dare delle informazioni, aiutare a scoprire qualcosa di più su noi stessi, quali sono le nostre sensibilità, come reagiamo alle novità, che cosa succede quando entriamo nell'incertezza. Citando Giovanni Ruggero, queste emozioni potrebbero non essere ostacoli ma anche dei segnali utili a scoprire qualcosa di più su noi stessi, perché spesso il rischio è di vedere la depressione, la tristezza, la preoccupazione, l'ansia come dei nemici che io devo eliminare più che come dei segnali da usare per conoscere meglio me. Sì, ma io credo che può essere un progetto di sviluppo, se uno non è in una situazione particolarmente drammatica, per cui il tentativo di salvarsi anche dalla solitudine o dal fatto che il proprio ristorante chiuso ci sta portando al fallimento, perché poi c'è una situazione anche di questo genere, però può essere stato sicuramente qualcosa anche di maturativo che ci fa conoscere qualcosa di noi. Cioè,
E poi questo è quello con cui poi vorrei, cioè anche ad esempio la mancanza di contatto sensoriale, no? Cioè noi siamo abituati ad avere a che fare con le facce. Il mio iPhone non mi riconosce più, perché quando lo accendo con la mascherina... con la mascherina. Lui non mi riconosce. Quindi, cioè il rifiuto anche da parte dell'iPhone, cioè. Esatto, ma questo vuol dire che noi non ci riconosciamo, perché noi ci incontriamo tra facce. Mm. No? Bello poi, questo, giusto? Ed è ovvio che questo ci dà anche una deprivazione sensoriale nell'incontro delle facce. Cioè, se io faccio un giro intorno qui con i miei cani e tutte le facce sono coperte, questa è una cosa, anche il mio corpo deve adattarsi a una cosa che non è normale. Perché noi un sacco di cose le decodifichiamo, occhio occhio, faccia faccia, movimenti del corpo. Quindi questo sicuramente è un elemento che vedremo dopo che effetto ci ha fatto. Adesso possiamo soltanto adattarci e pensarci su, anche senza preoccupazione, però l'effetto si vedrà. Ecco. Sarà interessante stare fermi a contemplare, no? Anche questi aspetti. Giustamente ci dice Erika, la mascherina depersonalizza, dice... Tamara, che nel corso in cui sta facendo, il suo istruttore gli ripete la stato attuale, ci sta dicendo qualcosa di chi siamo noi. Effettivamente, sono di fronte al cambiamento, contempliamo anche sfaccettature di noi che non potevamo conoscere. Questo aspetto anche dell'impatto di questa depersonalizzazione da mascherina che potrà avere in futuro sarà qualcosa da osservare. Quando parliamo di accettazione, io sottolineerei più il non stare a cercare di eliminare questa sensazione, di proprio di cancellarla o di rimuginarci sopra per risolverla, perché è qualcosa che forse dovremmo anche avere un po' più di fiducia nel fatto che la nostra mente sta da sola rielaborando tutto questo e forse piano piano si riadatterà anche attraverso il viaggio in queste emozioni negative. Sì. Beh, noi ci automoduliamo ininterrottamente, quindi è chiaro che osservare come noi ci stiamo adattando fosse una delle cose più interessanti che ci sta accadendo in questo momento. Perché io sono convinta, Gabriele, adesso ti provoco un po', che è vero che tu ti sei stufato di venire sempre a girare, però c'è un pezzo anche in cui pure te ti stai adattando a una cosa che non ti è del tutto naturale, no? Poi è vero che ci fai una filosofia, così mi riposo, eccetera. Però in realtà c'è un pezzo anche di adattamento, così come anch'io, che non sono una che sta in generale bene da sola. In fondo c'è un pezzo di questo che sto scoprendo come una possibilità non da poco. Sì, assolutamente. Cioè ogni tanto, è proprio quando in realtà stiamo più fermi che si aprono nuovi orizzonti, per esempio proporre di fare dei momenti di chiacchierata sociale così con tutte queste persone, nascono nei momenti in cui cogliamo quello che ci può offrire questo cambiamento. Sì, ecco, infatti in fondo anche questa, in questo periodo siamo stati meno creativi affatto, anzi no. questo Covid, che è il più grande esperimento sociale dell'umanità, perché un blocco di questo genere globale su questi nostri 8 miliardi non era mai successo, è evidente che se usato bene, e quindi se non ci facciamo prendere da questa paura di avere emozioni troppo negative o da uno stato catastrofico o se ci impauriamo anche di alcuni momenti di malinconia che sicuramente abbiamo avuto, è sicuramente trasformativo. Infatti il trasformativo di questo momento alla lunga poi non sarà legato tanto al fatto, alle nostre tristezze o alle ansie che abbiamo avuto, in fondo rimarremo umani, ma questa accelerazione cambierà veramente il mondo da un punto di vista dell'interconnessione. Cioè io, Gabriele e Giovanni non ci eravamo mai visti a chiacchierare in un caffè virtuale perché ci incontravamo di persona e non avevamo mai fatto lezioni virtuali, ne parlavamo da tanto tempo, ma ci renderemo conto che un pezzo di questo non si potrà mai tornare indietro, cioè che qualche lezione è proprio sensato farla da lontano perché è un grande risparmio. Cioè, una serie di riflessioni, di intuizioni stanno avvenendo adesso. Pensa anche, no, rispetto a un tema a te caro, che è quello dell'ambiente, quanto il digitale potrebbe ridurre il viaggio delle persone, quindi l'inquinamento, no? Questo è anche ci sono tanti scenari da contemplare, non solo a livello della propria esistenza individuale, ma proprio
a livello dell'esistenza della comunità. Infatti, e non tanto per un cambiamento messianico, che l'uomo distrugge l'antropocene, perché così sono cose messianiche che non hanno futuro, quanto perché sarà utile. Esatto. Avremmo scoperto dei momenti diversi di utilità. Esatto, cosa che potevamo immaginare, ma che non avevamo, come dire, la spinta, la motivazione a cambiare, perché significava fare un passo nell'incertezza. Ci è voluto qualcosa di esterno e di drammatico per buttarci nell'incertezza che, se vogliamo, è chiaro che dire che ha avuto il suo lato positivo è una cosa difficile da immaginare, e soprattutto per i contesti drammatici e tragici che ha portato, però sicuramente ci ha fatto vedere un'altra faccia della questione, sì, e del futuro. Vedo che stanno arrivando un sacco delle domande specifiche sulla terapia, no? Sì, tra l'altro anche Paolo ci diceva che un tema rispetto al tema della mascherina è un medico che ha dovuto fare una brutta comunicazione in termini di una malattia, e farlo con la mascherina crea distanze, crea una sensazione diversa in termini di contatto e di possibilità da parte dell'operatore, quale anche noi siamo, di, no, sintonizzarsi, cercare di mostrare validazione e vicinanza alla persona che ha davanti. Sì, infatti. E sì, ci sono molte su anziani, adolescenti, bambini, e molte sulla psicoterapia a distanza, e Skype, online. Gli anziani dipende, certo, se l'anziano è solo, cioè non è l'anziano, l'anziano spesso è saggio e sa vivere da solo, però se è solo e in più è stato abbandonato, come è successo a Milano, poi lo trovano abbandonato e che non c'è più 3 settimane dopo, quindi lì il problema è quanto si è in situazioni defedate o di isolamento. Per quanto invece riguarda la terapia, per noi io sono di quelle persone che pensa, a parte che abbiamo letto questa letteratura tanti anni fa con Gabriele Giovanni, che non c'è un vincolo d'efficacia. Quindi tutta una serie di cose che noi ci diciamo sulla psicoterapia sono cose antiche, basta che voi pensate una volta a settimana di faccia con quel setting lì, cioè c'è tutta una serie di cose che evidentemente stanno già cambiando, no? Sulla mascherina non so, però siccome è vero che gli occhi sono un pezzo importante del nostro guardare gli altri, se ne può pensare, però se noi lo facciamo in stanza, e perché torneremo nelle stanze degli studi, certo non potremo stare a 1 metro, quindi bisognerà adattare gli studi alla distanza giusta, perché non vorrei essere costretta in uno studio di 1,5 metri per 1,5 metri a fare una seduta con la mascherina, anche perché, diciamolo, la mascherina è scomoda, non posso stare a 8 metri. Diciamolo pure, non è che va bene se esci col cane, ma non va affatto bene se tu devi vedere 8 pazienti con la mascherina. Anche questo sarà una nuova forma di incertezza, no? L'incertezza della fase 2, in cui tutti dovremo adattarci, e che al momento le persone cercano di immaginarsela, di strutturarla. Noi stessi all'interno dei nostri centri stiamo cercando di sviluppare qualche pensiero, qualche idea, ma ancora non ci sono le soluzioni definitive, e non solo per quanto riguarda come ristrutturare i nostri centri, quali accorgimenti prendere, ma immaginate anche tutte le altre difficoltà della fase 2, i bambini che non rientrano a scuola, le difficoltà nel mondo del lavoro, degli asili, insomma ci sono tanti scenari di un mare mosso, diverso forse da quello in cui abbiamo navigato in queste ultime settimane, ma in cui ci troveremo a navigare con altre emozioni, spiacevoli più che negative, come ci ricorda giustamente Giuseppe, e in cui dovremmo navigare. Sì, però secondo me non è vero che staremo con la mascherina nei secoli. La spagnola è finita, la peste nera è finita, cioè questo Covid finirà, ci saranno onde, durerà qualche anno, ma finirà. E il vantaggio del nostro secolo è che abbiamo la capacità di andare a cercare plasma vaccino in tempi più brevi, perché la spagnola tornò da focolai per anni e anni, mentre adesso. Quindi secondo me il problema della mascherina è veramente molto ora. E poi un'altra cosa volevo dire, visto che mi chiedete dei pazienti, io non ho avuto un paziente che ha rinunciato.
Però qui mi raccontano che, ad esempio, Clarice mi dice che a San Benedetto al Tronto c'è stata più resistenza, che adesso dopo un mese hanno deciso di rientrare. Ma c'è stata, è chiaro che questo è un salto tecnologico che dobbiamo fare. Così come i nostri docenti, alcuni hanno avuto più difficoltà di altri a usare Zoom. Ad esempio io, che sono una patata, mi faccio molto aiutare con AnyDesk nell'uso di Zoom, specie all'inizio. Quindi ci sono delle cose che sono legate proprio alle competenze, che però mi sembra che stanno diventando abbastanza generalizzate. Ecco, io... Un'altra delle reazioni problematiche, Sandra, cioè da un lato c'era il tema del voler cancellare le emozioni negative anziché o spiacevole anziché usarle come segnale importante per capire qualcosa di sé e delle nostre direzioni future, ma c'è anche il voler rimanere ogni tanto troppo ancorati a ciò che è stato, no? Ne scrivevi benissimo, secondo me, in un post di State of Mind su chi rimane indietro, chi cerca di non fare il balzo, chi è refrattario e resistente a questi aspetti di cambiamento che ci stanno in qualche modo sovrastando e che ci fanno sentire fondamentalmente incompetenti e inadeguati e non in controllo, almeno all'inizio. Ma infatti, secondo me, più che dare soldi a pioggia, che va benissimo adesso che sono le pizzerie chiuse, quello che io farei è di dare apprendimento tecnologico a pioggia, ovunque, a tutti, per essere in condizione di aprire una mail, di guardare Netflix e di poter fare uno Zoom o uno Skype. Questo dovrebbe essere un modo con cui ci portiamo il paese dietro, perché è chiaro che in questo momento è diventata sempre più una necessità. In fondo la differenza l'ha fatta questo. Chi poteva parlare col figlio lontano in Zoom e chi non poteva. In questa fase sì, ed è anche un modo, cioè questa forma di resistenza o di rifiuto è anche un modo con cui forse noi ci difendiamo dall'incertezza che ci viene addosso nel muoverci in un contesto nuovo, proprio nella fase di esplorare un terreno che ci è conosciuto, in cui non ci sentiamo che le armi che avevamo fino all'altro ieri non possiamo più utilizzarle. E qui passerei, Gabriele, a quello che tu mi dicevi prima di cominciare, che ha a che fare con l'inflessibilità, no? Perché è chiaro che l'inflessibilità nell'essere impauriti delle proprie emozioni, nel avere comportamenti di ritiro di tipo ossessivo e proteggerli, no? E l'inflessibilità nel non voler imparare a usare le nuove tecnologie, che in questo momento è chiaro hanno avuto un balzo, basta che vedi il valore nelle borse americane di Zoom, è chiaro che questa cosa qui è un dato psicopatologico. Lì sarà un compito interessante da vedere, perché le persone forse che hanno reagito peggio sono le persone che hanno fatto più fatica a interrompere i piani preferiti, no? E i comportamenti e le emozioni preferite che avevano prima, e a inventarsi cose nuove. Perché chi in questo periodo in qualche modo ha preso la scommessa e ha fatto questo, non solo ha funzionato meglio come clinico e forse anche come persona, ma ha anche usato il suo tempo in un modo diverso. Cioè, perché questo tempo che ci è stato dato non era un tempo da buttare, non è che noi abbiamo perso 2 mesi, 3 mesi della nostra vita. Noi possiamo, se lottiamo contro certe reazioni inflessibili o troppo paurose, usare questo tempo per essere creativi. Può essere un grande, come in tutti i momenti che ci minacciano di depressione, può essere una grande freccia verso il futuro, ma anche individuale, non dico soltanto per le scuole di terapia o per le università, perché se pensi alle nostre scuole elementari, cioè nei paesi più piccoli d'Italia, dei maestri che non avevano mai usato, adesso fanno lezione, la domenica mandano un reminder, hai fatto questo compito? Cioè è proprio tutta l'Italia che ha saputo mettersi in crisi, dico l'Italia perché parlo di dove vivo, sta cambiando, no? E quindi, ad esempio, non negare questo cambiamento. In fondo noi ci fermiamo ogni volta che di fronte a un cambiamento urgente siamo tristi o ci impauriamo, scappiamo e non lo affrontiamo buttandoci e nuotando.
E a volte siamo anche in questo nemici di noi stessi, cioè nel tentativo di toglierci dalla paura o dalla depressione siamo molto fissati in realtà su quell'aspetto lì e ci chiudiamo la vista a contemplare uno scenario più ampio, che sia uno scenario più ampio su chi siamo noi e su come reagiamo ai cambiamenti e su quali idee ci vengono in mente, sia uno scenario più ampio su quale potrebbe essere il nuovo orizzonte verso cui stiamo andando o verso cui ci interessa andare. Sì, infatti, quindi se dovessimo così dire un po' cosa ci siamo detti, abbiamo detto qualcosa sulle emozioni, non avendo paura. Abbiamo detto qualcosa su certe reazioni paradossali, tipo il benessere, perché in fondo tutti i giornali partono di malessere psicologico. Ci sono anche un bel 30% di persone che parlano di benessere psicologico e questo va detto per noi che siamo terapeuti, no? Sì. Abbiamo detto anche che le emozioni spiacevoli, in qualche modo, e negative, non sono, sono qualcosa che ci permette di scoprire cose di noi, soprattutto in un tema di cambiamento, e non qualcosa da combattere, ma da contemplare per conoscere meglio noi. Infatti una ragazza l'ha detto, non dobbiamo chiamarle negative. Sì, infatti, spiacevoli. Mi è arrivato, ho visto il messaggio che adesso è molto più in alto, ma me lo sono segnato. Corretto. È un messaggio corretto, infatti non bisogna mai dire negative, spiacevoli, dolenti, ma non negative. E poi abbiamo detto che da sempre abbiamo certi tipi di reazioni preferita, chi si abboffa, chi ha fumato di più, chi ha bevuto 3 bicchieri di vino in più. Chi cerca di riprendere il controllo tenendosi informato e capendo tutto in anticipo. Esatto, oppure chi non ne vuole sapere niente. Chi si chiude, no? Chi purtroppo fa finta di niente, no? Cioè, come ci sono state delle persone che hanno vissuto il coronavirus come se non esistesse, mettendo anche in atto dei comportamenti, minimizzando il problema di scarsa tutela nei confronti di se stessi e degli altri. Sì, sì. Io questa cosa l'ho vista perché un paziente mi ha raccontato questa cosa, perché mio nonno è uno fortissimo, ha fatto la guerra, però dopo è morto. Cioè, chi pensa a tesi complottiste? Esatto, che è veramente un'immunizzazione, no? Non vuoi sapere cosa sta succedendo. Invece è interessante questa cosa che la realtà bisogna nuotarci dentro con tutte le emozioni attaccate e poi qualcosa di buono arriva, o almeno di interessante. Ecco i complottisti di Anna Panzeri. Dal punto di vista psicologico, emozioni di rabbia ed paranoide. Beh, sono anche questa una forma, se vogliamo, un po' più elaborata e sostenuta da... potrebbero essere una forma con cui noi cerchiamo di avere un quadro che ci garantisca in qualche modo una lettura chiara della realtà, quando in realtà è incerta. Sì, è vero. E un'altra cosa però con cui forse dovremmo anche... vedere e dire meglio è che cosa abbiamo fatto tutti noi che prima non facevamo, cioè che idee nuove ci sono venute. Vero. Perché ad esempio a me mi sono venute un sacco di idee, avendo più tempo, non dovendo sempre correre come una pazza per la città, mi sono venute un sacco di idee. Infatti non siamo stati meno creativi in questo periodo, eh? Tutt'altro. Mi sono venute un sacco di idee sul futuro, di clinica, non solo di clinica, di sviluppi. Cioè, qui si sta continuando a parlare. Sì, c'era stato anche prima qualcuno che ci segnalava come Luca in Emilia-Romagna, nuovo programma TV di Regione Lepida per insegnare agli anziani ed esclusi digitali. Qualcosa del genere, sì. Esatto. Qualche iniziativa comincia ad andare in questa direzione. L'Emilia Romagna è sempre avanti, mi dispiace. Non... Scusate, se essendo buon emiliano non posso che... mi è capitato all'occhio questo messaggio. Vedi, anche Tamara, anche a me tanti nuovi progetti. È vero, idee. Perché? Ma sapete perché abbiamo avuto più idee, chi ci è riuscito, chi è riuscito a non cadere nei trappoloni del nuovo? Perché abbiamo avuto più tempo e dentro un tempo largo in cui noi tiriamo alcune cose fuori, la nostra mente ha più idee. È certo, perché è lasciata più in pace dagli sforzi che noi le facciamo fare. In questo senso, secondo me, è molto importante aver fiducia nel fatto che se la lasciamo un po' perdere e non ci preoccupiamo, la nostra mente ci può... In fondo il genio non è che una libera associazione di cose che la mente fa e a un certo punto le butta
dentro la coscienza. Quindi questo è un grande tempo che fertilizza in qualche modo la possibilità di emersione del genio, da un certo punto di vista. No, sicuramente. Ed è chiaro che però, se, come dice anche Wells, lasciando le cose andare, alla fine si risolvono da sole, ad esempio ci viene più creatività, è anche vero che per fare questo bisogna essere saggi nel non diventare disperati perché siamo ingrassati un chilo, nel non diventare disperati perché siamo stati anche melanconici con i nostri figli lontani, non diventare terribilmente angosciati perché il mondo finirà. Cioè, bisogna, chiaro, che lavorare anche su una modulazione sensata. E non massacrarsi l'anima se ogni tanto la vicinanza con i figli costantemente in casa con il nostro partner ci ha fatto essere un po' più irritati del normale. E soprattutto non è quello il momento di decidere la separazione. Esatto, esatto, esatto. Anche questo è importante, no? Perché ci sono anche tutti questi aspetti di persone che si trovano a essere irritate e poi si criticano per questa irritazione, oppure viceversa, anziché criticare, si attaccano. Esatto, oppure decidono che quella, essere chiusi 3 mesi dalla mattina alla sera, è il momento giusto per decidere una separazione. Non è il momento rivelatorio. Questo... cosa che non capiterà mai più in tutta la loro vita. Non, esatto. Non è mai amato. Ci sono delle situazioni in cui non si fanno scelte. Tutte le situazioni acute in generale, sia psicopatologiche che non, sono situazioni in cui uno fa la scelta migliore per sopravvivere, non per relazionale. Esatto. E semmai per conoscere qualcosa di più di noi. A me, tra tutte le reazioni, quella che mi ha stupito di più è stata il cercare il colpevole tra noi. Sì, vabbè, ma quello però è veramente... questo è un sintomo di un pensiero non solo inflessibile, ma profondamente paranoideo, che però segnala una difficoltà. Segnala la difficoltà a soffrire senza capo espiatorio. Questa cosa mi ricorda Steiner, che è morto poco tempo fa, mi dispiace citarlo, è un libro vecchissimo, ma se voi vi leggete la fine della tragedia, lui questa cosa lo diceva tantissimo tempo fa. Sapere accettare le tragedie è tipicamente umano in certe circostanze, alcuni lo fanno meglio di altri. Invece chi non è capace, l'unica cosa che sa fare è trovare uno scapegoat, è trovare la colpa di Bill Gates. Però se ci pensate bene, le teorie complottiste ci dicono che per quella persona non è stato facile soffrire di solitudine, esatto, aver fallito la pizzeria, Sì, perché è avere qualcuno di concreto, una sorta di bersaglio, capro espiatorio, è come se ci permettesse, tra virgolette, in modo distorto, di avere la sensazione di poter fare qualcosa, di poter attaccare qualcuno, di poter avere una rivalsa, di poter avere un controllo, che ci porta in una posizione che illusoriamente ci fa sentire lontano da quello che ci fa più male. Esatto, ha ragione Elena, perdita dell'autotrascendente. Esatto, perché Elena ha ragione, nel momento in cui hai un capro espiatorio che è cattivo, in quel momento tu che ti sei sentito sfortunato, fragile, per un attimo ti senti forte. E quello è il sentimento che hai prima di uccidere. Cioè non solo prima di dire colpa di Bill Gates, ma è quello che fanno le persone che si fanno 30 anni di galera perché non sono riusciti a fermarsi e a essere tristi perché un partner non ci ama più. No? E questo è proprio tipicamente un meccanismo nostro, probabilmente dei mammiferi, eh? Ma devo dire anche le mie tartarughe ogni tanto si arrabbiano. Anche la Lola, pensa te. Si è arrabbiata? Eh? Ogni tanto si arrabbia anche lei. Ah sì, non l'ho mai vista arrabbiata. Il mio cane, per inciso. La scelta e la mancanza di libertà, un altro tema importante. Immagino Enrico si riferisca al tema della mancanza di libertà legata ai vincoli che abbiamo, cioè lo stare in una condizione in cui non siamo liberi. Provo a interpretare. Sì, effettivamente questa, il senso di costrizione è un altro tema delicato, perché è come anche qui, in fondo c'è un fil rouge comune, che è saper stare in quei posti in cui veniamo messi e che abbiamo sempre cercato di tenere lontani, il posto in cui siamo per esempio vincolati da qualcosa di esterno a noi. Però se ci pensi bene,
qua dentro c'è un pezzettino a saper stare alle regole. Cioè, anche, sì, anche. Un sociale in cui ti dicono stai chiuso, è inutile che tu dici governo ladro, devi dire, devi dare fiducia e chiuderti e poi vedere che succede, perché anche non poter... Hai visto quello? Io l'ho trovato una roba indegna, secondo me lui arrossirà di quello che è stato fermato, ha fatto finta di essere un infermiere, se ne è vantato su Facebook trattando i carabinieri da imbecilli e poi l'hanno trovato e denunciato. Pensa te, cioè se c'è qualcosa, cioè per me stare alle regole non è una debolezza, per i nostri pazienti border è una debolezza, per me stare alle regole è un È una scelta di tutela, no? Di tutela, ma anche un segno forte di come io mi voglio vedere nella necessità. Sì, perché c'è l'idea che, no? Lì è una questione anche di, insomma, le regole le percepisco, il mio stare alle regole lo percepisco come quasi una proclamazione di sottomissione, no? E quindi di inferiorità, non come un segno di saggezza e di tutela nei confronti di me stesso, perché per non sentirmi sottomesso rischio di mettermi in pericolo. Esatto. Questo è il paradosso in cui diventa più importante non sentirmi sottomesso che tutelare la mia sopravvivenza. Ma anche quella degli altri. E anche quella degli altri. In questo momento si vedeva la reazione border in modo molto, adesso non voglio parlare di reazioni antisociali così, ma si vedeva molto la reazione per cui ogni compressione era un segno di caduta giù nel rango sociale. E quindi è stato veramente un allenamento. Da un grosso punto. Allenamento alla mente saggia in termini lineani, dice Silvia. Sì, di sicuro, sì, assolutamente, assolutamente, in cui possiamo avere magari imparato qualcosa. Cioè io mi porto a casa diverse cose, anche, come dire, il come sto con una vera paura, devo dire, che è qualcosa che ho visto e di cui prima potevo solo parlare. Poi, per l'amor del cielo, nel mio piccolo, perché non è che sia stato esposto a delle paure vere come altre persone che si sono trovate in questo periodo, però un po' qualcosa di come sento io la questione, che non avevo mai fatto esperienza, ho avuto modo di vederla. A me mi è successo quando il mio marito è arrivato la sera con 39 e mezzo di febbre a 80 anni e mi sono veramente preoccupata. Però devo dire, nelle situazioni di emergenza, come molti preoccupati e ansiosi, poi divento una macchinetta. Compro le medicine, do le medicine, cioè mi sono resa conto di quanto poi in realtà sappiamo organizzarci bene se accettiamo di avere un'emozione di preoccupazione vera senza scappare. Ecco. Sì. Pensate che una volta finita questa fase ci sarà un incremento della socialità? Io, se volete la mia opinione, la cosa che ho veramente nostalgia è il ristorante. Cioè, io andrò al ristorante, non vedo l'ora, al ristorante cappuccino la mattina, ci sarà un grande desiderio di una socialità lieve. Sì, io penso di sì. Almeno all'inizio ci sarà un rebound pazzesco. Il Sì. problema è che non sarà un inizio 0-1. È che No, ma persisterà anche la paura, quindi ci sarà molta più socialità, ma a un livello di intensità probabilmente, almeno questa è una previsione, più leggero di quello a cui eravamo abituati. il mio cannellino con il caffè. Esatto. Sì, quello è veramente, ecco, i miei grandi lutti sono quelle piccole cose quotidiane lì. Sì, vero? Sì, assolutamente. Poi tra l'altro, no, c'era anche un'altra cosa che volevo dire, ma mi è sfuggita di mente. Adesso la recupero. Invece una lettura, beh, provate a leggervi Steiner, è morto 2 mesi fa, ed è quello che ha inventato la critica letteraria comparata, era un tuttologo. La fine della tragedia, leggetevelo perché è un libro bellissimo, se lo trovate. Perché non accettare quell'accettazione, perché lì via la teoria che esistono dei popoli che sanno accettare il tragico ed esistono dei popoli che non sanno accettare il tragico. Però avendo noi passato, a noi non ci interessa tanto Racine, però ci interessa questa cosa che in fondo nell'accettazione c'è molto di quello che oggi abbiamo detto. Sì, vivere il tragico è veramente, secondo me, un'esperienza che
ci può aiutare anche a crescere molto. Ha ragione Alessia, ha ragione Marica, ma non sarà scontato. Non è che diventeremo più buoni. Mm. Avremmo capito com'è dura stare soli e com'è dura stare in un mondo malato, e quindi ognuno di noi individualmente dovrà prendersi le sue responsabilità. Quindi non credo che diventeremo più buoni. Dovremo sforzarci di annaffiare le piante. Certo, avremo una visione più ampia, perché siamo meno ciechi rispetto a tutta una fascia di esperienza che ci è stata buttata in faccia. E quindi, avendo una visione più ampia, sicuramente i pesi e le misure delle cose si riorganizzeranno nella testa di ciascuno di noi un po'. Vero. Allora, siamo in chiusura. Ecco, questo è l'evitante che stava benissimo chiuso dentro, di quello di Andrea. Esatto, anche questo c'è, è vero, si vede. Beh, questo amico di evitante si deve in ogni caso fare una terapia, perché da sole alla lunga si sta tristi. Sì, è anche questa una forma di illusione, no? L'illusione che la prudenza mi tenga lontano da certi stati di disagio, però nel medio-lungo termine ci finisco dentro, perché poi la solitudine non risolve il mio desiderio anche di avere contatti con altri esseri umani. Ti fa essere animali da branco, siamo tristi. Ok, Sandra, direi che siamo verso la fine. Abbiamo chiacchierato un po' con voi. La prossima volta cercheremo di avere anche una persona che segua meglio tutto questo flow di comunicazione, perché onestamente non mi aspettavo ci fosse tutta questa partecipazione. Siamo molto felici. È stato bello, è commovente. Poi magari questo, adesso ringraziamo anche il supporto di State of Mind, il giornale delle scienze psicologiche che ha supportato questa iniziativa. Potrete ritrovare questa chiacchierata, immagino, sul portale di State of Mind nei prossimi giorni, così come le successive. Il sito è www.stateofmind.it, quindi anche lì andate a lasciare degli altri commenti se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta. Noi adesso abbiamo pianificato questa prima sperimentazione, ma magari diverrà qualcosa di consueto, quindi ogni suggerimento anche per il futuro è ben accetto. La prossima settimana ci sarà Sonia Marino. Esatto, Sonia Marino è una collega, una grande clinica, e l'argomento sarà motivare la motivazione alla terapia. Sì, che è un argomento a lei molto caro, e chiacchiereremo insieme di questo argomento. Quindi dalla prossima settimana, mercoledì alle 2, ci troveremo qui. Speriamo di avervi fatto compagnia in questa oretta di tempo, di non avervi annoiato, e un saluto a tutti e grazie di esserci stati. Grazie davvero. A presto. Grazie mille. Non siamo riusciti a rispondere a tutti. No, assolutamente no.